a tutte e benvenute sul mio canale per la realizzazione del progetto di oggi io ho acquistato da merceria.spillo nella descrizione vi lascio il link alla pagina facebook di merceria.spillo e anche il numero whatsapp se foste interessate a contattarla per l'acquisto del mio stesso filato o anche di filati diversi e potete essere e volete essere consigliate su quale filato è più adatto alla realizzazione del, del mio progetto benissimo vi dicevo ho acquistato questo filato e ho utilizzato questo filato che è il Cotton Globe, eh, Gold di alise Ne ho solo due gomitoli. In realtà nel mio lavoro ho usato tre colori perché mi sono fatta prendere dall'entusiasmo. Ho lavorato a oltranza e mi sono dimenticata di registrare la presentazione del filato con tutti e tre i gomitoli. Eh prima di finire il verde quindi in realtà io ho utilizzato l'azzurro il rosa il verde qua vi faccio vedere solo il rosa e l'azzurro perché il verde l'ho finito per la realizzazione del mio progetto lavorandolo a tre colori io ho utilizzato due gomitoli completi di verde poi ho usato un gomitolo di rosa e un gomitolo di azzurro al completo e poi mi è servito eh, 40 eh... Grammi di azzurro e 40 grammi e 30 grammi di rosa eh, del secondo gomitolo, quindi in totale avevo 600 grammi di filato, due per ogni colore. Quello che mi è avanzato è questo: quindi il mio maglioncino pesa circa 450 grammi. Se eh, volete lavorarlo tinta unita o a due colori e eh, avete una taglia 42-44 potete tranquillamente acquistare eh, 500 grammi di filato, quindi un gomitolo in meno, stessa cosa se decidete di usare il batik perché della Lise Cotton Gold c'è anche la versione batik, se decidete di usare il batik vi bastano 4 gomitoli e mezzo, perché? ogni gomitolo è da 100 grammi 100 grammi per 330 metri quindi tenete in considerazione che per fino a una taglia 46 con 500 grammi di filato ci lavorate bene se lo lavorate a tre colori vi serve eh, avere un gomitolo in più perché se no non, non vi basta a meno che non decidete di ehm, comprarne comunque solo 5 avere mezzo chilo e di non utilizzare un unico filato per le bordure a quel punto ve ne avanza un pochino in più e quei grammi riuscite a gestirveli però io vi dico che fino a una taglia 46 vi servono 500 grammi per una taglia 48 ve ne servono ehm, 600 e così via io quello che ho utilizzato è questo. La Lise Cotton Gold, leggiamo le caratteristiche, allora 100 grammi, 330 metri ve l'ho già detto, è un 55% cotone e un 45% acrilico. Io ho scelto questi colori, ma Merceria.spillo ha una varietà di colori infinita. E se avete bisogno di eh, creare il vostro gioco e di abbinare i vostri colori, consiglio spassionato, chiedete a Marisa di aiutarvi a preparare il vostro kit perché è brava come lei a preparare i kit e ad abbinare colori non ce n'è. Io mi affido a lei perché sennò farei di quei pasticci allucinanti. Tutto il mio progetto l'ho lavorato con l'uncinetto del 4 e mezzo che non so se riesco a farvi vedere, spero di sì, se no fidatevi sulla parola, tranne gli ultimi 5 giri del mio eh, polsino che li ho lavorati con un uncinetto del 4, quindi sono scesa di mezzo numero semplicemente per far stringere un pochino il lavoro. Non ci serve nient'altro, quindi il materiale è questo, poi ovviamente un ago per nascondere i fili, ma quello è chiaro ed evidente a tutti, e un paio di forbici per tagliare i fili, proprio nient'altro. Il lavoro, <coughs> scusatemi, è semplicissimo, eh, spero di eh, essere stata chiara nello spiegarvelo, ora basta chiacchiere procediamo a realizzare il nostro progetto. Quello che andremo a realizzare saranno due pannelli della misura che desiderate, uno per il dietro, io l'ho già preparato, e uno per il davanti. Andremo prima a realizzare tutto il pannello, dopodiché andremo a fare il bordo di fondo. Quindi primo passaggio, pannello davanti e pannello dietro. Per fare il vostro pannello dovete prendere la misura della parte più sporgente del vostro corpo. Dovete decidere voi se lo volete lungo, quindi dovrete misurare i fianchi, se avete i fianchi più larghi del seno, o se avete un seno prosperoso, vi servirà prendere la misura della circonferenza del seno. Una volta che avete la vostra misura, la dividete a metà, quindi io ho lavorato su 50 cm di, di circonferenza, la, prendete la vostra misura e montate un tot di catenelle che siano ehm, sufficienti per avere la vostra metà circonferenza quindi come vi dicevo io ho montato ehm, catenelle per 50 cm rispettando il multiplo di 4 quindi dovete fare il calcolo se eh, di quante catenelle avete nei 50 cm dopodiché ehm, fate il multiplo di 4 se dovete aggiungere o togliere una catenella per arrivare al multiplo di 4 non succede assolutamente niente alla vostra catenella che rispetta il multiplo di 4 dovete aggiungere 3 catenelle, quindi io vado a montare 71 catenelle che sono il multiplo di 4 più 3. Ho montato le mie 71 catenelle, adesso iniziamo la lavorazione, quindi ci alziamo con altre 3 catenelle, 1, 2, 3. 3. Queste sono 3 catenelle in sostituzione alla prima maglia alta. Quindi contiamo le 3 catenelle, contiamo anche una quarta catenella. Nella quinta catenella andiamo a lavorare una maglia alta e andiamo a realizzare una maglia alta anche nella catenella successiva. In totale in questo modo ne abbiamo una, due e tre. Ora una catenella, saltiamo una catenella di base, entriamo in quella successiva e lavoriamo una maglia alta. Una seconda maglia alta nella catenella successiva, una terza maglia alta nella catenella successiva, e abbiamo un altro modulino di tre maglie alte, di nuovo una catenella. E andiamo a saltare una catenella di base, lavoriamo tre maglie alte consecutive, una in ogni catenella sottostante. Quindi una due, e una tre. Catenella. Nuovamente saltiamo una catenella di base andiamo a lavorare nelle tre catenelle successive 3 maglie alte una, due, e una 3. Andiamo avanti così per tutto il giro e ci vediamo alla chiusura. Siamo arrivati alla fine del giro, una catenella e vado a lavorare 3 maglie alte nelle ultime 3 catenelle sottostanti, una due. E una 3. Ora, io mi alzo con 2 catenelle per sostituire una maglia alta. Se voi solitamente vi alzate con 3 catenelle. Fate pure. L'importante è che i laterali restano ben tesi. E non mollicci Mi alzo con 2 catenelle. Volto il mio lavoro, vado a lavorare, altre due maglie alte nelle due maglie alte sottostanti in totale, ho 3 maglie alte, una catenella vado sulle tre maglie alte, successive lavoro 3 maglie alte una 2 3 catenella vado sulle tre maglie alte successive lavoro 3 maglie alte una 2 3 catenella e così via vado sulle tre maglie alte successive lavoro nuovamente 3 maglie alte vado avanti così per tutto il mio giro e ci vediamo alla chiusura del giro arrivate alla fine del giro una catenella e poi 3 maglie alte sulle maglie alte sottostanti quindi una nella prima maglia alta due nella seconda maglia alta la terza maglia alta andate a farla o nella seconda o nella terza catenella a partire dal basso a seconda di con quante catenelle voi Ehm, vi alzate solitamente quindi, se vi alzate per la maglia alta con due catenelle, entrerete nella seconda, se vi alzate con tre, entrerete nella terza. Ora, se fate la, la maglia tutta dello stesso colore, questo passaggio non dovete farlo. Se invece eh, fate la maglia colorata, come l'ho fatta io, il cambio colore è ogni due giri. Quindi, a questo punto, io vado a prendere il colore successivo perché i prossimi due giri saranno con il colore nuovo quindi ho lavorato metà maglia alta vediamo e eh, lo rifacciamo lavoro l'ultima maglia alta sulla seconda catenella ma ne lavoro solo metà a questo punto prendo il filo del nuovo colore lo carico sull'uncinetto e lo faccio passare io vado a lavorare adesso tenendo i, i fili attaccati quindi non vado a tagliare il filo vado a mantenere il filo attaccato in modo che poi me lo porto dietro e non devo nascondere tutte le codine, nessuno vi vieta di tagliare il filo e ripartire con il filo nuovo senza eh, portarvi dietro il filo. S scegliete voi, arrivata a questo punto. Adesso iniziamo il, il punto. La lavorazione si sviluppa su quattro giri. Ricordatevi che ogni modulo è di due giri, quindi ogni due giri bisogna cambiare colore. Andiamo a fare il primo giro: mi alzo con una. 2 catenelle in sostituzione alla mia maglia alta, una terza catenella di separazione. Volto il mio lavoro, salto le tre maglie alte sottostanti, entro nella, nel primo archetto che mi si presenta e lavoro una maglia alta. Carico nuovamente il filo e devo andare a fare una seconda maglia alta, ma non entro nello stesso archetto, entro nell'archetto del giro di sotto, quindi vado proprio al piano di sotto. Entro nell'archetto, carico il filo, lo allungo un po' e poi lavoro la mia maglia alta. Vado adesso a fare la terza maglia alta e la terza maglia alta devo tornare a farla nel primo archettino dove ho fatto la prima maglia alta, quindi mi faccio un po' di spazio, entro, carico il filo e lavoro la mia maglia alta. In questo modo. Ora una catenella. Salto le tre maglie alte sottostanti, entro nell'archetto successivo. Lavoro la prima maglia alta nell'archetto. La seconda maglia alta devo andare a farla al piano di sotto. Quindi carico il filo, vado nell'archetto sotto, quello del giro precedente. Carico il filo, esco allungando un pochino la maglia perché sennò si arriccia tutto, e poi lavoro la mia maglia alta normalmente. La terza maglia alta devo tornare a farla nel primo archettino dove ho fatto la prima maglia alta, quindi allargo un po', entro e lavoro la mia maglia alta. Una catenella, mi sposto nell'archetto successivo, entro nel nell'archetto e lavoro una maglia alta. La seconda maglia alta devo farla più profonda, quindi entro nell'archetto del piano sottostante, allungo e lavoro la mia maglia alta. L'ultima delle tre maglie alte vado a rifarla nel primo archettino, quindi mi faccio un po' di spazio, entro e lavoro la mia maglia alta. Catenella e proseguo a lavorare nell'archetto successivo. Ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del lavoro sull'ultimo archettino, quindi io catenella e vado a lavorare il mio modulo da 3 nell'ultimo archettino. Maglia alta, la seconda maglia alta al piano di sotto e la terza maglia alta nello stesso archetto. A questo punto devo chiudere il giro con una catenella e poi una maglia alta nell'ultima delle catenelle che avete montato nel giro precedente, quindi o nella seconda o nella terza. E così abbiamo finito il primo giro di lavorazione. Il secondo giro di lavorazione si va a fare dello stesso colore ed è semplicissimo. Riproduco esattamente quello che ho fatto nel giro di, di base quindi mi alzo con una due catenelle una terza catenella di separazione volto il lavoro e vado a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta del giro sottostante quindi tre maglie alte sulle tre maglie alte del giro sottostante una catenella nuovamente 3 maglie alte sulle 3 maglie alte del giro sottostante una due e tre catenella e nuovamente 3 maglie alte sulle 3 maglie alte del giro sottostante andiamo avanti così fino alla fine del giro e ci vediamo per la chiusura siamo in prossimità della fine vado a lavorare le ultime 3 maglie alte sulle 3 maglie alte sottostanti e vado a chiudere il mio giro con una catenella e poi una maglia alta. Nel mio caso, nella seconda catenella del giro di partenza, in questo modo ho sbagliato. Vado a chiudere nella seconda catenella del giro di partenza, ma vado a lavorare solo metà di una mezza maglia alta perché ho finito i miei due i primi due giri. Adesso andiamo a fare il terzo giro di lavorazione, ma dobbiamo cambiare il colore perché, come vi dicevo, il colore si cambia ogni due giri. Quindi andiamo a prendere il terzo mio colore, vado a farlo passare attraverso l'uncinetto tenendo sempre un pochino tirato il filo della, della colorazione precedente, passo e ora iniziamo con il terzo giro. Per il terzo giro mi alzo con una e due catenelle in sostituzione alla prima maglia alta giro il mio lavoro entro subito nell'archetto sottostante però non vado a fare la maglia alta all'interno dell'archetto perché la prima maglia alta l'abbiamo fatta con le due catenelle dobbiamo fare la seconda maglia alta del modulino quindi vado subito nell'archetto del piano eh, sottostante quindi non entro in questo ma entro in questo carico il mio filo e vado a lavorare la mia seconda maglia alta Carico nuovamente il filo, mi faccio spazio, torno nel primo archettino e lavoro la terza maglia alta. Eccole qua. Catenella, vado nell'archetto successivo, lavoro la prima maglia alta nell'archetto, la seconda maglia alta vado a lavorarla nel piano di sotto, la terza maglia alta torno a lavorarla nell'archetto sottostante in pratica il terzo giro è uguale al giro numero 1 l'unica differenza è la partenza vedete che qua siamo partite con una maglia alta e una catenella qui invece siamo partite direttamente con il modulino di maglie alte catenella vado nell'archetto successivo la prima maglia alta nell'archetto la seconda maglia alta nell'archetto al piano di sotto la terza maglia alta nell'archetto di base catenella archetto successivo una maglia alta nell'archetto una seconda maglia alta andando nell'archetto al piano di sotto e la terza maglia alta torno a farla nel primo archetto vado avanti così per tutto il giro ci vediamo alla fine arrivata alla fine del giro ho fatto il mio ventaglietto nell'ultimo archetto catenella vado nell'ultimissimo archetto lo vedete qua lavoro una maglia alta nell'archetto una maglia alta nell'archetto sottostante quindi vado al piano di sotto la terza maglia alta vado a realizzarla entrando nella seconda catenella a partire dal basso in questo modo e abbiamo finito il nostro terzo giro quarto ed ultimo giro mi alzo con una due catenelle in sostituzione alla prima maglia alta Volto il lavoro e vado a lavorare una maglia alta sulle due maglie alte sottostanti, che sono rimaste, una catenella, e di nuovo 3 maglie alte sulle tre maglie alte sottostanti, una due e una tre. Una catenella e nuovamente 3 maglie alte su ogni maglia alta sottostante, una catenella e di nuovo 3 maglie alte sulle 3 maglie alte, successive. Ci vediamo alla fine del giro. Siamo arrivati alla fine del giro, una catenella andiamo a lavorare una maglia alta sulla prima delle ultime tre maglie alte, una seconda maglia alta sulla seconda maglia alta, entriamo nella seconda catenella. Del giro sottostante lavoriamo metà maglia alta. A questo punto dobbiamo ripartire con il giro 1 che abbiamo fatto, però dobbiamo ripartire con il colore di partenza. Quindi io vado, lascio tutti i colori dietro, vado, aspettate eh, che mi appoggio. Ok, vado a prendere l'azzurro che è il primo colore che ho utilizzato. Lo tiro verso l'uncinetto in questo modo: l'ho preso, lo tiro verso l'uncinetto e lo carico sull'uncinetto, assestando bene, cioè non deve essere né troppo tirato, se no vi arricciate tutto il lavoro, ma non deve essere neanche troppo molle, perché sennò no poi vi pinsola e non vi risulta giusto. Quindi lo accostate bene, lo tenete fermo con il dito. Tenete tirato anche il filo verde in modo che non vi si apra troppo la maglia, lo passate attraverso l'uncinetto e assestate ancora un attimino. A questo punto vi alzate, dovete ripartire dal giro numero 1, quindi vi alzate con una, due catenelle più una di sostituz in sostituzione. Quindi due in sostituzione alla maglia alta più una di separazione, caricate il vostro filo e ripartite esattamente come avete fatto per il giro 1. Quindi se non ve lo ricordate tornate indietro nel video e riguardate il giro 1. Saltate le tre maglie, entrate nell'archetto, maglia alta, seconda maglia alta tornando nell'archetto del piano sottostante, terza maglia alta nello stesso archetto, catenella, Entriamo nell'archetto successivo, maglia alta, seconda maglia alta nell'archetto so del piano sottostante, terza maglia alta di nuovo nell'archetto in questo modo e io vado a lavorare in questo modo tutti e due i miei giri. Quando dovrò poi fare il cambio colore, andrò a prendere il cambio colore con il rosa, andrò a prendere il mio filo rosa, lo tirerò su, lo tengo sempre dietro a tutti gli altri fili, quindi io tirerò su il filo rosa lasciando tutti i fili sul davanti. E tirando su il filo rosa da dietro poi una volta che andiamo a cucire questa parte resta chiusa dentro quindi questi fili non daranno fastidio e in questo modo ho solo le tre codine di partenza da nascondere e tutto il resto del filo non, non ha codine quindi per me questa è la comodità però è proprio una scelta potete anche ogni due giri tagliare il filo e poi andare a nascondere tutte le codine scegliete voi come fare benissimo allora quindi i giri ve li ho spiegati adesso siamo al giro 1 quindi ripartite eh, esattamente riproducendo il giro 1, poi il giro 2, poi andremo, andrò eh, nuovamente a cambiare colore e tornerò a lavorare il rosa. Il rosa a questo punto saranno il giro 3 e il giro 4. Insomma, la ripetizione è di questi quattro giri: lavorate per tutta la lunghezza che desiderate. Vi fermate quando avete stabilito quant'è la lunghezza che vi piace. Perché vi faccio vedere come fare il bordino per le spalle dietro. Ho fatto un, eh, uno spessore. Di questa altezza, quindi proprio uno spessore piccolino per le spalle davanti faremo uno spessorino un pochino più grande, ma questo poi eh, lo, ve lo faccio vedere in un secondo tempo. Per adesso proseguite fino a raggiungere almeno con il primo pannello l'altezza che desiderate per la vostra maglia una volta raggiunta la lunghezza da noi desiderata. Dobbiamo andare a realizzare le spalline. Allora, io per le spalline ho calcolato 10 cm di lavorazione da una parte, 10 cm di lavorazione dall'altra e ho lasciato la scollatura. Quello che vi consiglio è di non fare delle spalline troppo strette perché poi dovremo andare a fare il bordo di rifinitura del nostro collo e quindi lo andremo a stringere ancora un pochino. Quindi un 10-12 cm di spallina va bene, non di più. Per realizzare la nostra spallina niente di più semplice. Allora, io finisco il mio giro con il rosa, quindi vado a lavorare metà dell'ultima maglia, vado a prendere il mio filato verde che è quello con cui devo proseguire, entro e lavoro la mia, il mio modulo normalmente, quindi mi alzo con 2 catenelle, 1, 2, una quarta in sostituzione, giro il mio lavoro. In questo modo e vado a lavorare per i miei 10 centimetri. Quindi entro nell'archetto, lavoro la prima maglia alta, la seconda maglia alta allungata al piano di sotto e la terza. La lavorazione è sempre quella: una catenella, vado nell'archetto successivo, lavoro nuovamente il mio modulino di tre maglie alte. Vado nell'archetto successivo, lavoro nuovamente il mio modulino di maglie alte. 1, 2, 3, catenella. Vado nell'archetto nell successivo e vado a lavorare l'ultimo modulino perché io in questo modo ho lavorato i miei 10 cm. 10, 11 cm, eh, non, sono, non sono stata fiscale. In questo modo. A questo punto devo alzarmi senza proseguire, quindi da dove mi trovo una, due catenelle, volto il mio lavoro e torno indietro lavorando il giro di maglie alte sulle maglie alte sottostanti, quindi le due maglie alte sopra le due maglie alte sottostanti, la catenella salto, vado sulle maglie successive, lavoro le mie maglie alte, catenella, di nuovo lavoro le mie tre maglie alte sulle tre maglie alte sottostanti catenella e di nuovo lavoro le mie tre maglie alte sulle tre maglie alte sottostanti allora sulle spalline del davanti andrò a fare quattro giri di lavorazione mentre vado a finire il mio lavoro entrando nell'ultima catenella nel giro sottostante e chiudendo vi dicevo: in io adesso sto facendo il davanti, sul davanti andrò a fare 4 giri di lavorazione. Quindi due verdi e due azzurri. Mentre sul retro poi ve lo faccio vedere, ne ho fatti solo due. Quindi ho fatto solo due giri di verde. Ora mi alzo di nuovo 2 catenelle, volto il mio lavoro e vado avanti con il mio punto normalmente fino ad arrivare alla fine del giro. In questo caso, il giro diventa ridotto, perché. Dobbiamo lavorare solo 4 modulini, 4, 5, 3 quelli che avete deciso di realizzare in questo modo. Adesso arriviamo alla fine del giro insieme, così vi tolgo qualsiasi dubbio. Catenella, andiamo nell'ultimo, facciamo il nostro modulino di 3 maglie alte, catenella. Finisco il giro entrando nella seconda catenella a partire dal basso. E lavoro la mia maglia alta. Faccio l'ultimo giro, quindi mi alzo con 3 catenelle più una 4 in sostituzione della maglia alta. Volto il lavoro, salto sulle maglie alte sottostanti e vado a lavorare le mie 3 maglie alte: 1, 2 e 3. Una catenella. Di nuovo le mie 3 maglie alte. una catenella le mie tre maglie alte catenella le mie tre maglie alte per finire il mio giro io mi fermo qui non vado a farne altre ma se voi volete fare una scollatura molto più profonda potete tranquillamente proseguire e alzarvi ancora e quindi andare avanti a fare altri moduli Realizzo una catenella in più, finalmente vado a staccare il primo filo e a questo punto vado anche a staccare gli altri due che mi stavo portando dietro, dopodiché provvederò a nascondere i vari fili. Abbiamo fatto la nostra bretellina, la nostra del, eh, prima bretellina. Quando dobbiamo andare a lavorare la successiva dobbiamo sempre quella dall'altra parte, quindi dobbiamo metterci sempre sul diritto del lavoro. A questo punto non possiamo iniziare dal laterale perché se no sul, ci ritroveremo sul rovescio quindi cosa facciamo andiamo a prendere il nostro filo contiamo dove abbiamo lavorato io ho lavorato 1, 2, 3, 4 archetti quindi cosa faccio vado dall'altra parte conto 1, 2, 3, 4 archetti entro nel quarto archetto carico il filo realizzo un nodino così il lavoro non mi si sposta rientro e lavoro 2 catenelle in sostituzione alla prima maglia alta dopodiché seconda maglia la lungo al piano di sotto terza maglia la vado a lavorare normalmente catenella vado nell'archetto successivo lavoro la prima maglia alta la seconda maglia alta nel piano di sotto e la terza maglia alta ritornando nel mio archetto catenella prima maglia alta seconda maglia alta e terza maglia alta Catenella, prima maglia alta, seconda maglia alta e terza maglia alta. Catenella, vado sull'ultima maglia del giro e lavoro una maglia alta. Mi alzo con una, due, tre, quattro catenelle, volto il lavoro e adesso procedo a lavorare normalmente come abbiamo lavorato eh, per tutto il nostro, il nostro maglioncino. Perché il punto è sempre quello. Il cambio di colore l'avrete all'interno invece che all'esterno, ma risulta sempre uguale in questo modo. State lavorando sul diritto del vostro lavoro. L'unica cosa che a questo punto non vado a portarmi dietro i fili, quindi adesso arriviamo alla fine. Catenella, lavoro le ultime tre maglie sulle tre maglie sottostanti, una, due e una tre. A questo punto vado a staccare un po' di filo vado a prendere il colore successivo che mi serve e vado a fare la stessa cosa vado a inserirmi nello stesso modo però non avendo fili che mi devo portare dietro quindi mi sono inserita allo stesso modo tiro il mio filo i miei due fili mi alzo con una due catenelle volto il mio lavoro nel frattempo vado anche a fermare i fili così un lavoro in meno e un pensiero in meno entro nella maglia alta successiva lavoro la maglia alta vado a lavorare anche la maglia alta dopo catenella e di nuovo le mie tre maglie alte sto facendo una stupidata stavo sbagliando quindi no una volta che abbiamo inserito il filo ci dobbiamo alzare con 1, 2 3 4 catenelle entrare nell'archetto perdonatemi entrare nell'archetto e lavorare il nostro modulino mi stavo semplificando il punto ma non andava bene di nuovo catenella nell'archetto successivo maglia alta allunghiamo al piano di sotto la seconda maglia e una terza maglia alta sempre nell'archetto di nuovo catenella maglia alta nell'archetto una seconda maglia alta nell'archetto sottostante e di nuovo la terza nell'archetto di base. Catenella, siamo arrivate alla fine, quindi una maglia alta, andiamo a prendere la seconda maglia alta al piano di sotto e poi l'ultima maglia alta entrando nella seconda catenella. In questo modo, due catenelle, volto il lavoro, andiamo a fare l'ultimo giro l'ultimo giro è di maglie alte, quindi maglie alte sopra le maglie alte sottostanti. Qua ne abbiamo fatte 3, una catenella, di nuovo 3 maglie alte sopra le maglie alte sottostanti, 3 maglie, una catenella, nuovamente 3 maglie alte sotto le maglie alte sottostanti, una catenella. Le ultime tre maglie alte una 2 3, una catenella e una maglia alta nella seconda catenella a partire dal basso. In questo modo faccio una catenella in più e vado a staccare. In questo modo abbiamo fatto le spalline dei davanti, lasciando una buona scollatura per poter poi rifinire, e allo stesso modo sono andata. A realizzare le spalline sul retro solo stando più basse quindi ho fatto vedete solo due giri di lavorazione una volta fatto eh, fatte le due spalline andiamo poi a fare il nostro bordino della maglia per il bordino della nostra maglia sempre sul diritto, qui abbiamo le spalline, giriamo il nostro lavoro praticamente a testa in giù e il primo giro dobbiamo andare a realizzarlo tutto a maglie alte, tutto a maglie alte lavorando tutto, eh, tutte le maglie che abbiamo nel giro sottostante quindi entriamo nella prima catenella e lavoriamo una e due catenelle in sostituzione alla prima maglia alta poi lavoriamo una maglia alta dentro ogni catenella del giro sottostante ne abbiamo tre consecutive dove abbiamo lavorato le maglie alte quindi una due e una tre poi andiamo a lavorare una maglia alta nella catenella dove non abbiamo maglie dove abbiamo fatto l'archettino quindi entriamo nella catenella e lavoriamo una maglia alta di nuovo andiamo a lavorare una maglia alta dentro ogni catenella sottostante le maglie alte precedenti. Una, due e tre. Nuovamente una maglia alta nella catenella dove c'è lo spazietto. Non dimenticatevi le catenelle dove c'è lo spazietto. Di nuovo 3 maglie alte nelle 3 catenelle con le tre maglie alte sottostanti. Andiamo avanti così per tutto il giro. Arrivate alla fine del giro, mi raccomando, ricordatevi di lavorare anche l'ultima maglia che si nasconde un po', però lavoratela perché sennò vi risulta poi storto il lavoro, in questo modo. Fatto il primo giro, adesso andiamo a lavorare in costa, quindi mi alzo di due catenelle, volto il mio lavoro e inizio adesso, tutti i giri saranno così, inizio a lavorare. La prima maglia, la prima la salto perché ho fatto le catenelle, vado in quella successiva, entro sul davanti in mezzo esco sul davanti e lavoro la mia maglia alta quella dopo vado carico il filo vado sul retro passo nel mezzo a cavallo esco dall'altra parte e lavoro la mia maglia alta in pratica lavoro una maglia in costa avanti e una maglia in costa retro arrivate alla fine del giro mi raccomando lavorate tutte le maglie quindi ho ancora un retro un avanti quando siete sull'ultima maglia che tenderà a nascondersi quindi tiratela fuori lavorate una maglia alta normalissima nella seconda catenella a partire dal basso mi alzo di nuovo con due catenelle volto il lavoro e ora tutti i giri saranno uguali dove mi si presenta la maglia alta dietro in rilievo dietro vado a lavorare in rilievo dietro dove mi si presenta la maglia alta in rilievo davanti, vado a lavorare prendendola sul davanti. Di nuovo ce n'è una in rilievo dietro e ce n'è una in rilievo davanti. Mi raccomando, guardate bene: dov'è la maglia in rilievo davanti? Lavorate sempre il rilievo davanti sul davanti e sempre il rilievo dietro sul di dietro. Io ho proseguito così per una decina di giri, ma potete proseguire per i giri che desiderate. Una volta che avete fatto tutti i vostri giri, l'ultimo giro eccolo qua, lo andate a fare con delle semplicissime maglie basse, in modo da rifinire il lavoro. Quindi, lavorate il vostro giro, i vostri giri e poi l'ultimo giro a maglie basse. Dopodiché staccate il filo e ci vediamo per andare avanti. Allora, ho apportato una modifica al mio lavoro ed è quella di aver aggiunto un ulteriore giro eh, sul dietro, quindi sulle spalline, sia sul davanti che sul dietro ho fatto quattro giri in realtà quindi due moduli, perché mi sembrava che strozzasse troppo. Quindi, eh, vedete voi com'è il vostro lavoro, ma dovendo poi fare il bordino ed essendo una maglia primaverile, non volevo che andasse a stringere esageratamente. Ora dobbiamo andare a fare la nostra cucitura. Come vedete, io da una parte l'ho fatta, la facciamo insieme dall'altra parte, mettiamo il nostro lavoro sul rovescio. Quindi ci mettiamo sul rovescio, in questo modo prendo uno dei tre filati. Io ho utilizzato l'azzurro perché ho finito con l'azzurro da tutte e due le parti. Quindi per rimanere in, in tinta vado con l'azzurro, entro nella seconda catenella a partire dal basso. Della lavorazione davanti e entro nella, nella, nella maglia alta del dietro nella prima passo il mio filo e per comodità vado a realizzare un nodino un nodino che ho realizzato solo sul davanti vabbè poi rientro e lavoro una catenella ora vado a lavorare entrando sia sul davanti della prima maglia che sul davanti della maglia dietro Esco e lavoro una maglia bassa. Nuovamente entro nella maglia davanti, entro nella maglia dietro e la vado a lavorare una maglia bassa. Quando non ho maglie, quindi sono nell'archetto, entro nell'archetto e lavoro una maglia bassa. Poi di nuovo mi trovo sulle tre maglie, quindi entro nella prima maglia davanti, nella prima maglia dietro. E vado a lavorare una maglia bassa di nuovo entro nella prima maglia davanti cioè nella seconda maglia davanti nella seconda maglia dietro e vado a lavorare una maglia bassa entro nella terza sia davanti che dietro e vado a lavorare la mia maglia bassa quando sono sull'archetto entro nell'archetto e lavoro la mia maglia bassa e vado avanti così ad unire tutte e due le mie spalline Fatte le, le nostre spalle quindi unito il davanti con il dietro, ora dobbiamo andare a realizzare le nostre maniche. Allora, per la manica dovete prendere la misura dal centro. Dove avete fatto la cucitura della spalla? Per tutto un lato, considerate che uno scalfo manica vai da 18 a 22 cm a seconda, della taglia. Siccome la manica è già larga di per sé, io non vado a fare uno scalfo manica esagerato, vado a fare uno scalfo manica di 18 cm, quindi dalla cucitura, misuro 18 cm e vado a fermare la mia maglia. Una volta presa questa misura quindi i miei 18 cm, ho un punto di riferimento, entro, mi alzo con una, due, tre catenelle e adesso vado a lavorare in ogni spazio una maglia alta, quindi dovete crearveli un attimino voi gli spazi, andate a lavorare una maglia alta dentro tutto lo spazio, dovete considerare che dovrete avere sempre un tot di maglie alte che non sia eccessivo e che sia sempre un multiplo di 4 più 3 perché noi dobbiamo lavorare come abbiamo fatto per il corpo quindi un multiplo di 4 più 3 ovviamente 18 centimetri da una parte 18 centimetri anche dall'altra vi resta facile perché andate a contare quanti moduli avete lavorato da una parte e la stessa quantità di moduli andate a realizzarla dall'altra quindi facciamo tutto il nostro giro di maglie alte fatto questo giro arrivati alla a in fondo ci alziamo con due catenelle voltiamo il nostro lavoro e adesso andiamo a fare facciamo un'altra catenella saltiamo 1 una maglia alta sottostante andiamo in quella successiva e lavoriamo una maglia alta una Seconda maglia alta nella maglia successiva, una terza maglia alta, una catenella, saltiamo nuovamente una maglia di base, andiamo in quella successiva e prepariamo le nostre tre maglie alte: una, due e tre. Nuovamente una catenella, saltiamo una maglia di base, andiamo a fare le nostre tre maglie alte consecutive una catenella saltiamo una maglia di base andiamo in quella successiva e facciamo le nostre tre maglie alte consecutive arriviamo così in fondo al nostro giro io il mio giro l'ho finito con le tre maglie alte ma è indifferente se avete fatto più moduli finirete con l'archetto come siete parite, partite quello non è importante ora dobbiamo fare il cambio di colore perché due giri li abbiamo fatti il mio colore subito dopo è il rosa, quindi vado a prendere il mio rosa, come abbiamo fatto fino ad adesso, andiamo ad unire il filo e ci alziamo con una, due, tre, quattro catenelle perché io. Parto con il modulo eh, di 3 maglie alte sottostante. Il punto lo sapete, sapete che se dovete partire eh, con l'archetto, partirete facendo le due maglie eh, catenelle in sostituzione alla maglia alta e subito il punto eh, solito. Quindi ci giriamo, voltiamo il nostro lavoro. Ci spostiamo nell'archetto. Entriamo e lavoriamo la prima maglia alta, la seconda maglia alta andiamo a prenderla nel giro sottostante dove abbiamo fatto tutte le maglie alte proprio in, in parità con l'archetto entriamo prendiamo la maglia l'allunghiamo e facciamo la nostra maglia maglia alta allungata dopodiché rientriamo nell'archetto di base e prendiamo la nostra maglia e facciamo la nostra maglia alta catenella ci spostiamo nell'archetto successivo maglia alta scendiamo al piano di sotto entriamo tra le due maglie lavoriamo una maglia alta allungata e poi la nostra terza maglia alta nell'archetto catenella nuovamente nell'archetto successivo maglia alta scendiamo al piano di sotto passiamo tra due maglie alte facciamo la nostra maglia alta allungata e poi una maglia alta nell'archetto Ora, questo era il passaggio che volevo farvi vedere perché l'unica modifica per avviare il lavoro era che bisogna entrare nel primo piano eh, della lavorazione tra le due maglie. A questo punto proseguite da sole perché il punto è esattamente uguale a quello della maglia e quindi ora dovreste saperlo fare. Ci vediamo quando avete, raggi raggiunto, avete raggiunto la lunghezza delle due maniche che desiderate. Io posso dirvi che ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 moduli. Dopodiché mi sono lasciata ancora qualche centimetro per il polso perché andrò a fare il polsino per stringere il mio lavoro. Lavoriamo tutte e due le maniche e ci ritroviamo. Una volta che avete raggiunto la vostra lunghezza sulla manica, prima di andare a fare il bordo andiamo a cucire le due parti quindi andiamo ad unire il davanti della nostra manica con il dietro e andiamo eh, a profilare anche tutto il, il bordo allora la profilatura che ho fatto io è questa eccoci qua ho scelto un colore di base ho fatto due giri di mezze maglie alte da una parte due giri di mezze maglie alte dall'altra e poi sono andata a cucire esattamente come abbiamo cucito le spalle quindi sul rovescio del nostro lavoro Iniziamo da un punto qualsiasi, ora vi faccio vedere solo l'avvio, poi proseguite da sole perché è veramente semplicissimo. Potete fare due, tre giri, uno, eh, ci serve semplicemente una bordura per poter andare poi a lavorare molto più a cucire molto più comodamente. Inserisco il filo all'inizio del mio lavoro, quindi sul mio bordo, mi alzo con due catenelle. E poi inizio a lavorare le mie mezze maglie alte sul bordino è facile entro dentro in ogni maglia e lavoro una mezza maglia alta in questo modo nel frattempo vado a nascondere anche i fili così mi porto avanti contate le maglie che andate a realizzare 2 4 6 7 9 10 e 11 allora quello che dovete fare è contare le maglie che andate a realizzare perché sia sul lato che sull'altro ovunque fate la bordura le maglie dovranno essere sempre le stesse quando vi ritrovate sulla lavorazione eh, ad archetti che abbiamo fatto prima entrate in una maglia e fate la vostra mezza maglia alta. Entrate nello spazio, fate la vostra mezza maglia alta e vi distribuite le maglie eh, usando un po' di coscienza. Dove avete fatto, dove avete l'archetto, ci andranno due mezze maglie alte. Dove non c'è l'archetto, andrete a fare una mezza maglia alta dentro ogni maglia. In questo modo. E nel frattempo, andate a nascondervi tutti i vostri fili. Io ho fatto un giro di andata e un giro di ritorno su ogni lato. Eccolo qua: un giro di andata, un giro di ritorno anche sull'altro lato. Un giro di andata, un giro di ritorno e poi andate a cucire le vostre maglie. Non c'è bisogno che ve lo faccia vedere con la stessa tecnica che abbiamo utilizzato per fare le spalle. Una volta che avete cucito i vostri bordi prendete di nuovo il colore che avete utilizzato per fare il bordo sotto della maglia o se volete un colore differente e andate a fare la stessa bordura che avete fatto sulla, eh, sul, sul fondo della maglia andate a fare anche sul vostro eh, polsino io ho iniziato con l'uncinetto del quattro e mezzo ho lavorato 5 giri con l'uncinetto del quattro e mezzo dopodiché sono passata ad usare un uncinetto del 4 per far sì che il, il mio polsino si andasse a stringere un pochino non ho fatto un polsino che si stringeva esageratamente però gli ho dato la forma del polsino se volete ehm, che si stringa ancora un pochino di più nel giro di base dove andate a recuperare le maglie per poter poi lavorare il punto a coste andate a saltare qualche eh, maglia di base sotto quindi saltate qualche maglia e ovviamente il vostro lavoro si restringe benissimo allora cuciamo cucite laterali realizzate il vostro polsino e poi ci vediamo per l'ultimo passaggio che è il nostro collo realizzati tutti e due i nostri polsini io mi sono anche fermata un attimo e ho nascosto tutti i fili sono pronta a realizzare il contorno del, del mio collo dopodiché il nostro progetto è finito quindi vi faccio vedere cosa vado a fare per sistemare la scollatura ho finito il verde quindi io devo cambiare il colore della scollatura eh, che userò per il bordo e vado a usare l'azzurro entro in un angolo del mio lavoro quindi entro eh, qui c'è l'angolo entro nella prima maglia alta della lavorazione quella subito dopo lavoro 2 catenelle e vado a lavorare un giro di mezze maglie alte perché la scollatura la faremo simile ai bordi lavorando una mezza maglia alta dentro ogni maglia alta sottostante e una mezza maglia alta nello spazio nell'archettino in questo modo, quindi una mezza maglia alta dentro ogni maglia alta sottostante e una mezza maglia alta dentro nell'archettino. Vado avanti così fino all'angolo successivo. Quando arrivo sull'angolo, ci vediamo che vi faccio vedere come arrotondare i bordi. Sono arrivata a sul primo angolo vedete che qua c'è l'incrocio della lavorazione quindi entro nell'ultima maglia alta carico il filo entro nell'ultima maglia alta da lavorare prima dell'angolo e lavoro metà di una mezza maglia poi entro nell'archetto dell'angolo e lavoro anche qui metà Entro nella prima maglia successiva e lavoro anche qui metà. A questo punto le chiudo tutte insieme e mi sono mangiata proprio l'angolo e ho creato un po' di curvatura. Dopodiché vado avanti a lavorare le mie mezze maglie alte per lo spazio che mi resta. Ormai abbiamo imparato anche come creare le nostre maglie dove non abbiamo le maglie alte, quindi non c'è bisogno che io stia lì a ripetervelo. Vado un po' spedita così arriviamo sull'altro angolo siamo di nuovo sull'angolo quindi vado a lavorare metà maglia e caccio sul filo vado nell'archetto lavoro nuovamente metà maglia metà maglia entro sulla prima maglia alta sottostante lavoro metà maglia in questo modo e anche qui ho tolto un po' di angolo, un po' di spigolo, poi vado avanti a lavorare mezze maglie alte di nuovo fino all'angolo successivo e ci vediamo sull'angolo. Siamo nuovamente sull'angolo, vado a lavorare di nuovo metà maglia sull'ultima maglia alta, metà maglia nell'archetto e metà maglia sulla prima maglia successiva. Così e vado a chiudere tutto insieme e poi riprendo a lavorare. Vado avanti così e finisco il mio giro. Ci vediamo alla fine del giro. Finito il mio giro, vado dentro nella seconda catenella a partire dal basso e chiudo con una maglia bassissima. Abbiamo fatto la bordura, abbiamo dato un, una rifinitura al nostro collo. Adesso iniziamo, prepariamo. Per fare il bordo uguale a quello dei, dei pulsini del fondo, quindi mi alzo con due catenelle e vado a lavorare una maglia alta dentro ogni mezza maglia sottostante in questo giro se volete fare qualche diminuzione potete approfittarne e farla in questo momento quindi ad esempio volete stringere un pochino andate a lavorare nella maglia sottostante mezza maglia alta andate nella maglia successiva lavorate mezza maglia alta e poi chiudete in questo modo avete fatto una diminuzione proseguo ancora un po Vediamo dove è l'angolo. Magari ne faccio un'altra qua sul retro così da stringere appena appena. Andiamo avanti ancora un pochettino. Vado a realizzare un'altra diminuzione sul retro, quindi lavoro metà maglia alta, mi sposto nella maglia successiva, lavoro un'altra metà maglia alta e poi chiudo insieme. Poi proseguo fin sull'angolo. E solo per questo giro, perché poi negli altri giri non ci interesserà più questa cosa, andremo a lavorare normalmente solo per questo giro, anche sugli angoli vado a chiudere tre maglie insieme. Quindi, come abbiamo fatto prima per eh, col giro di mezze maglie alte, anche qui andiamo a chiudere tre maglie insieme. Per togliere ancora un pochino di eh, angolo, quindi sono ancora una maglia. 1-2-3 eh, no, allora sono sull'angolo. Lavoro metà di una mezza di una maglia alta. Vado dove abbiamo chiuso prima, lavoro un'altra metà, mi sposto sulla maglia successiva e lavoro un'altra metà e poi chiudo tutto insieme. E anche qui ho fatto una diminuzione. Vado poi di nuovo a lavorare. Tutte le mie maglie come si presentano e eh, adesso è inutile che ve lo faccio rivedere. Se volete fare delle diminuzioni durante tutto il collo, non andate a fare altro che quello che io ho fatto nelle due diminuzioni dietro. Proseguiamo così facendo le diminuzioni che desiderate, andando a fare le diminuzioni ancora sull'angolo e ci vediamo alla chiusura del giro. Arrivata! Alla fine del giro entro nella seconda catenella a partire dal basso e vado a chiudere il mio lavoro. Adesso non faccio altro che alzarmi con due catenelle e cominciare a lavorare una maglia in costa avanti e una maglia in costa retro. Una maglia in costa avanti una maglia in costa retro esattamente come abbiamo fatto per il bordo sotto del nostro maglione e per i nostri polsini. Io lavorerò un paio di giri con l'uncinetto del 4 e mezzo, dopodiché proverò il mio lavoro. Se voglio leggermente ancora più stretto il mio collo, non farò altro che invece di fare diminuzioni andare a cambiare, come ho fatto per il polsino, il mio uncinetto con mezzo numero in meno e fare ancora qualche giro. Finirò poi il mio lavoro con un giro di maglie basse. E il nostro progetto a questo punto sarà finito benissimo. Io spero di essere stata chiara. Come sempre, se non siete iscritte al mio canale, vi invito a farlo e ad azionare la, la campanella per vedere e eh, ricevere le notifiche dei miei prossimi progetti. Se avete voglia di interagire con me, vi invito nel gruppo Insieme Tra Chiacchiere e Gomitoli su Facebook. Vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo progetto.